Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video di recensione. Ho qualche cosina, spero che di non metterci troppo tempo, come al solito. Ormai conoscete i miei tempi biblici per fare video di recensione. Comunque, non sono tantissime cose, alcune si possono sbrigare velocemente, altre hanno bisogno un attimo più di tempo. E come sempre le mie intro sono lunghissime. Fortunatamente non ho un intro musicale, altrimenti diventerebbero di 45 minuti ognuno. Quadernino carino alla mano, apriamo alla prima pagina utile e iniziamo. La prima cosa di cui voglio parlare è questo prodotto Lush. Questi ombretti liquidi di Lush sono usciti da un po' di tempo. Questi si chiamano Lush Fresh Headman Color. Questo è il colore energia, pieno di vita. Il packaging lo sappiamo, è stupendo. A me piace tantissimo questa cosa, tipo i contagoccia delle medicine, sono molto carine. Poi Lush nelle sue confezioni è sempre molto così fantasiosa, molto carina, sono bellini anche da mettere in esposizione. Comunque, sorvoliamo questo punto. Il colore è un bellissimo arancione, zucca di Halloween, stupendissimo, non si può dire. Da quant'è la confezione? Non c'è scritto? No, o almeno non lo riesco a vedere. La confezione si presenta con la spugnetta, tipo quella da gloss. Questo è il colore così a pieno carico come esce dalla confezione, praticamente è molto simile al colore che si vede all'interno della confezione. Io questo prodotto l'ho acquistato non tanto per usarlo come ombretto liquido, perché non mi fanno impazzire, meglio ombretti in crema, liquido eccetera, preferisco comunque quelli in polvere, ma l'ho comprato per utilizzarlo come eyeliner arancione, sempre per il discorso, non so quante volte l'avrò fatto nei miei video, che l'arancione, essendo il complementare dell'azzurro, di cui il colore dei miei occhi, lo fa risaltare molto di più. Comunque il colore a pieno è stupendo, è un bellissimo arancione, a me piace tantissimo sia in estate che in inverno, adoro il colore arancione, cioè non è tra i miei colori preferiti, però come complementare al colore dei miei occhi mi piace tantissimo, ecco, forse così si capisce meglio. Come stavo dicendo, l'avevo comprato per poterlo utilizzare come eyeliner, poi per poter fare la recensione ovviamente l'ho utilizzato in diversi modi. E piano piano iniziamo a spiegare. Allora, l'ho utilizzato come colore, come ombretto, così a pieno carico, e praticamente dopo un microsecondo era tutto nella piega, era tutto scivolato, era migrato su tutta la faccia praticamente. Allora ho iniziato a tamponare in modo per poter, così dice, evitare questo trasbordamento. Infatti forse a colore pieno il prodotto se ne va passeggiando, allora ho provato a tamponarlo per evitare questa immigrazione, ma la situazione non è cambiata per niente, è molto scivoloso. L'ho provato sia poi l'ho provato con una base sotto, quindi un primer trasparente color carne normale, e anche in quel caso non è migrato molto sulla palpebra, però mi ha fatto le pieghette nel giro di mezz'ora praticamente. Poi, continuando come colore a puro, quindi non come liner, l'ho utilizzato come base colorata. Prima l'ho provata senza una base sotto e l'ho provata anche con la base sotto, ma l'effetto praticamente è sempre lo stesso. È un prodotto molto scivoloso, molto liquidoso e va a finire in ogni caso nelle pieghe, sia utilizzato da solo, sia utilizzato come base, sia utilizzato con base e poi lui come base colorata fa migrare comunque tutto nelle pieghe. Poi l'ho utilizzato come eyeliner, stessa identica salsa, così a puro, presa con il pennellino di eyeliner e tirata la linea, dopo poco si è praticamente inserito all'interno delle zampine di gallina e va a passeggio. L'ho provato con mettendoci una base sotto e la stessa cosa, credo che sia, io non ho provato molti prodotti della Lush, ma non ve lo consiglio per niente, non so se
Non credo di comprare altri colori, forse vorrei provare l'eyeliner, ma più là visto che hanno un prezzo, se non sbaglio questo costa 17 euro. Lo utilizzerò, non mi interessa andare girando con la piega tutta brutta, però ci sono rimasta troppo male. Mi ha deluso alquanto. Prodotto della Eau Rocher è un fondotinta, si chiama Pure Life. È il fondotinta impalpabile illuminante effetto seconda pelle. È da 30 ml come tutti i fondotinta. Sono di quei là molto liquidosi che vanno shakerati all'inizio prima di essere applicati. La pompetta, l'applicatore è questo a pompetta. Questo è il quantitativo che esce con una sola spompettata di prodotto. Il prodotto è molto chiaro, io ho preferito prendere il colore più chiaro visto che in estate mi trucco poco, ma in inverno mi trucco di più. Comunque ho preso il beige 100 Tinted Tress Clair, quindi più chiaro, il beige più chiaro, quello dal sottotono caldo più chiaro. E in primavera, oddio, mi stavo insoziando con il prodotto di Lush. Comunque, in primavera, quando ho iniziato ad utilizzarlo, era perfetto per la mia carnagione. Ora che ho preso mezzo tono di colore, non interessa più di tanto perché quando poi si va ad applicarlo sul viso si sfuma abbastanza bene, copre quello che deve coprire, però non lascia sacchi di colore. Probabilmente, se ero un fototipo che prendeva più pigmentazione a contatto col sole, quindi mi abbronzavo di più, mi avrebbe dato un po' di fastidio lo stacco, ma la mia pelle non si abbronza, quindi non mi fa nessunissimo problema. Come fondotinta ha una coprenza comunque da medio, quasi medio bassa, è molto molto leggero come prodotto sulla pelle, anche al tatto non si sente, non è un pastone pesantoso pesantoso, che termini stamattina. Comunque non è un prodotto molto pesante sulla pelle, lascia traspirare molto bene la pelle. Ha un profumino non troppo carino, però fortunatamente evapora nel giro di poco. Allora, ho provato diversi metodi di applicazione e ora vi racconterò dal più coprente al meno coprente. Il metodo applicazione più coprente ovviamente è con un pennello flat, quindi. E come pennello flat ho usato questo della Seta Blu che comprai un po' di tempo fa, di cui ancora devo fare la recensione, ed è molto compatto di setole. Con questo pennello l'applicazione del fondo è da medio ad alta coprenza. Sono riuscita a coprire bene anche le occhiaie, i segni rossi intorno al naso e qualche brufolino. Forse quelli più rossi ho avuto bisogno del correttore, però in generale così le macchie normali del viso, quindi le parti scure degli occhiai e la parte qua sotto che mi si fa rossiccia e delle piccole imperfezioni, con questo pennello, l'applicazione con questo pennello è buona, sì, da medio a medio alta. L'unica cosa che non mi è piaciuta di applicazione con questo tipo di pennello è che, essendo un fondotinta così liquido, il pennello sta perdendo pelo. Essendo il fondotinta così liquido, il pennello mangia tantissimo prodotto. Per poter fare tutto il viso, mi sono occorse 5 spruzzate, 5 pompettate, una per il viso, naso e mento 2, guancia a guancia e poi i picchiocchini per le occhiaie, eccetera, un'ulteriore spompettata, quindi mangia troppo prodotto per i miei gusti. Il secondo metodo di applicazione, scendendo di coprenza, è l'applicazione con le mani, che è quella che io preferisco, perché si spreca pochissimo prodotto, una pompettata e mezzo avete fatto tutto il viso, anche coperto alcuni rossori, eccetera. Si stende con le mani molto facilmente perché, essendo così liquido, assomiglia quasi a una crema colorata, quindi velocemente si sfuma, si mette dove si deve mettere, non si sposta. Il terzo metodo di applicazione, scendendo ancora di gradazione, è quello con la spugnetta bagnata. Anche in questo caso non mi piace perché, sempre per il problema che è un fondotinta così liquido, la spugnetta mangia tantissimo prodotto. Me ne sono accorta quando poi ho pulito la spugnetta, c'era
c'era mezza confezione di fondotinta all'interno. Con il pennello kabuki, quindi un bel pennello ciotto dalle setole abbastanza compatte, la coprenza è media. Ho avuto difficoltà a coprire i rossori, però le occhiaie me le ha coperte molto bene. In quel caso, essendo le setole meno dense e non spugnose, il pennello non si è mangiato troppo prodotto, quindi un paio di pompettate ho fatto tutto il viso. Continuando a scendere sempre nella gradazione di coprenza, l'ho provato anche con un pennello tipo un classico pennello da fard, quindi con le setole molto distanziate, molto larghe, e la sensibilità è molto facile, perché io ho preso il prodotto da sopra la mano e ho iniziato a girare come se fosse un kabuki, e con una spompettata e mezzo sono riuscita a farvi tutto il viso. L'unica cosa che non sono riuscita a coprire erano gli angolini qua, che mi sono un pochino più scuri, e i rossori, ovviamente i brufoli non ne parliamo proprio. Poi l'ho provato anche con il due fibre, che anche questo devo fare ancora la recensione. Ovviamente con questo pennello la copertura è molto molto bassa, tra medio e medio bassa, perché le setole ovviamente non sono fitte, però la stendibilità è molto facile, sempre perché il prodotto è molto liquido, quindi non avete difficoltà a stendere, ma si va abbastanza velocemente, si sfuma bene anche sul collo con tutti i metodi di applicazione. E ovviamente, infine, come metodo di applicazione che dà la più bassa coprenza, ma che è perfetto per questo periodo, è unito alla crema, a una crema, quindi fare una crema colorata. L'effetto lo potete vedere all'interno di questo contenitore. Ne avevo fatto un pochino troppo sabato sera e quindi mi è rimasto tutto questo, ci farò forse altre due applicazioni. Quindi, come potete vedere, perde ovviamente un pochino di colore. L'effetto, lo potete vedere, è ovviamente di una cremina colorata che uniforma l'incarnato, ma che non copre niente. Però non è che mi serva tutta questa coprenza. Se decido di mettere una crema colorata, so a quale rischio, tra virgolette, vado a incorrere. Però per l'estate è un prodotto, cioè una combinazione di prodotti molto efficace, perché lascia trasparire quel poco di abbronzatura che ho preso, mi uniforma l'incarnato. Quando ho dei brufoletti o devo correggere l'occhiaia, là poi vado con dei correttori specifici. In generale il prodotto mi è piaciuto molto. Ha un costo, io l'ho preso a 15 euro in offerta, però 30 ml per l'uso che ne faccio io, a me dura un anno praticamente il fondotinta, perché lo metto poche volte alla settimana, sicuro il sabato, però se capita l'occasione lo metto anche durante la settimana, ma è molto raro. Io una volta a settimana faccio base completa, mi stava anche tracadendo. La confezione è in plastica, anche se sembra vetro, meglio, quindi se cade non si scassa. Mi è piaciuto. Terzo prodotto di cui vi devo parlare è questa maschera purificante del SPA Swiss in Pure Skin Purifying Mask. In italiano, così non faccio figuracce nel mio voler parlare inglese. Maschera purificante, interviene nel contrastare i disordini della pelle impura, ostacolando l'eccessiva untuosità cutanea e restituendo l'idratazione e morbidezza all'epidermide. Ingredienti funzionali: SPS Swiss Complex, estratto di fungo allucinogeno, acido lactobionico, estratto di salvia, betanina da barbabietola. Barbabietola non è quella cosa che puzza, che si cucina, sì. Acqua distillata di malva, acqua distillata di amamelis. Formula senza parabeni, oli minerali, coloranti artificiali, contiene fragranza ipoallergenica. Prodotto dermatologicamente testato. Il complesso SPA Swiss, sinergia di estratti vegetali svizzeri, oligominerali essenziali. Scusate la mia lettura molto precaria, ma sono senza occhiali.
E mi andava di farmi vedere con gli occhiali di sorella stamattina. Comunque dice di applicare uno strato uniforme del prodotto su tutto il viso deterso, ovviamente evitando la zona degli occhi, lasciare in posa dai 15 ai 20 minuti, quindi rimuovere utilizzando un dischetto di cotone, risciacquando utilizzando una spugnetta imbevuta di acqua tiepida, e beh, poi dice di mettere la soluzione tonica della stessa ditta, e utilizzare due volte, si consiglia di utilizzare due o tre volte a settimana. Il prodotto si presenta in questa confezione da 50 ml. Il prodotto in sé qua è trasparente, quindi sulla pelle non si vede che avete una maschera, potete uscire anche sul balcone. Io la faccio una volta a settimana e la tengo su 20 minuti esatti. Poi la vado a togliere via con un pezzo di come si chiama? Ovatta imbevuta di acqua tiepida e rimuovo tutto l'eccesso e dopo su spruzzo la mia acqua termale solita che vi ho fatto vedere, che l'ho ricomprata nel video precedente, che poi vi non ho mai fatto recensione, ve la farò più in là. Oddio, sto sporcando tutto col fondotinta. Comunque la pelle subito dopo è radiosa, non è luminosa, è proprio radiosa, è stupenda. Mi piace molto come mi pulisce la zona del naso, che è quella che mi si fa più unta durante i periodi caldi. Praticamente il giorno in cui faccio la maschera, io tutta la giornata non ho il naso che caccia untuosità, me lo ripulisce in modo perfetto. Non c'è neanche bisogno dopo sinceramente di mettere una crema, perché non è una di quelle maschere che va a togliere troppo e quindi dopo la pelle tira. Io di solito no, non la metto mai, metto su l'acqua termale e dopo sto bene. Se voglio la crema la posso posticipare anche alla sera se ho bisogno di un po' di idratazione, ma questo caldo la evito a più e pari proprio. Mi è piaciuta tantissimo. Prima di fare la maschera di solito lavo il viso con il detergente, vado a fare un leggero scrub con un guantino, vi metto la recensione del guantino che uso qua, perché è un guantino di quelli naturali, di fibre naturali, che è molto delicato, lo uso anche sul corpo e cioè lo uso sul viso e sul corpo senza problemi, perché è veramente delicatissimo. Dopo ripulisco il viso con il detergente un'altra volta e poi metto la maschera. Dopo che ho tolto la maschera, prima l'acqua termale, mi veniva acqua micellare comunque. Dopo l'acqua, prima di spruzzarmi l'acqua termale, ripulisco il viso un'altra volta col detergente, in modo che ogni processo il detergente mi continui a togliere sempre più impurità, così il mio viso è veramente molto pulito. Comunque questo prodotto mi è piaciuto tantissimo. Prodotto della Yves Rocher, che ho rimesso nella sua scatolina, è questo, è l'olio Monoil de Tahiti, olio secco prezioso, è un prodotto di recente riformulazione della Yves Rocher. Ritrovate tutti i benefici e il profumo esotico del Monoil di Tahiti in questo olio secco scintillante, ricolmo di finissimi brillantini, la sua formula illumina delicatamente la pelle e i capelli, sublimando l'abbronzatura. Chiudere gli occhi, fate un respiro profondo e vi sentirete una vera donna tahitiana, con sta pelle chiara. Adatto per corpo e capelli, agitare prima dell'uso. Allora, il prodotto si presenta in questa confezione di vetro da 100 ml, quindi mi durerà un sacco. Va agitato prima dell'uso. Il profumo è molto bello, è veramente deliziosissimo, e sulla pelle rimane
tantissimo. Mamma mia. Non so quanto si vede. Oddio, sta sciogliendo. No, non sciogliere. Questo è il prodotto praticamente a quasi pieno carico. Io con una... questo quantitativo di prodotto praticamente mi faccio, mi incremo tutto, mi incremo no, mi ungo tutto il braccio. È un prodotto olio secco, quindi non lascia la pelle unta, ma tutti questi brillantini, glitterini, probabilmente anche il colore stesso dell'olio, veramente regalano un pizzico di abbronzatura in più e enfatizzano, almeno sulla mia pelle che non si abbronza praticamente, mi abbronzo pochissimo, anche la mia minima abbronzatura viene enfatizzata all'ennesima potenza. Di solito la metto ovviamente di sera, lo metto questo prodotto, e anche nelle giornate in cui non sono stata a mare, poi esco e mi metto questo prodotto, tutti mi chiedono se sono stata a mare e mi fanno i complimenti per l'abbronzatura. Poi, essendo un olio, ovviamente va a idratare ancora di più la pelle. Io la metto sulle gambe, sulle braccia, le spalle, che a parte ovviamente che mi si scurisce di più, e anche sul décolleté. Il prodotto nella confezione è così, questa è la confezione anche con i chiarellini. Mi piace da impazzire, è un prodotto facile da utilizzare, veramente con poco quantitativo. Faccio le gambe e faccio le braccia, il décolleté, dietro la schiena se porto top scollati dietro, mi piace veramente tanto. Ora cioè, le mani un pochettino sbrilluccicose. Adoro anche il profumo, l'idratazione che lascia. Mentre questo è un prodotto magnifico, mi piace tantissimo. Ne approfitterò, probabilmente lo metterò fino a settembre inoltrato, visto che comunque ti regala questo scintillio e questa sublimazione di abbronzatura anche a chi non ce l'ha, quindi posso andare avanti fino a settembre inoltrato, che va benissimo così. Prodotto ancora della Yves Rocher, è un set da borsetta per la manicure. C'è all'interno lo spingicuticole, una piccola lima e il tagliaunghie. La confezione probabilmente ora la metterò da parte quando l'estate uso le pochette, non c'ho mai spazio per il portafoglio, almeno lo utilizzerò per metterci i soldini dentro. Poi il colore è bellissimo. Partiamo dallo spingicuticole, che è quello che uso più di frequente. È in gomma, dall'altro lato invece ha una punta. Io non ho mai utilizzato uno spingicuticole. Quando volevo spingermi le cuticole utilizzavo un cotton fioc, quindi andavo a premere dopo aver ben idratato le mie cuticole. Non le ho mai tagliate. Ogni tanto vado a farmi una manicure dall'estetista, mi fanno sempre i complimenti perché ho la cuticola al posto giusto, nel senso che non è quella grossa che ti copre l'unghia, ma è giusto quella cuticola che ti protegge all'imboccatura, non so come si chiami tecnicamente qua sotto, perché io non le taglio mai. L'unica cosa che faccio, le idrato benissimo con la crema, con gli oli, e poi una volta a settimana vado con uno spingicuticole ora, con lo spingicuticole ora e con il cotton fioc prima, le tiro indietro, elimino, in questo caso ora con la parte dietro di questo gli eccessi lateralmente e sto a posto. Questo spingicuticole nello specifico mi piace tanto perché la punta non è durissima, quindi non mi faccio male, anche se non essendo estetista non avendolo mai fatto, non ho mai preso la manualità di farmi una cosa del genere, non mi sono mai fatta male, anzi le cuticole vengono spinte bene e poi è anche ripulibile, nel senso che si può togliere questo e andare a pulire soltanto il gommino. Immagino che, secondo me, nei negozi di estetiste quando si rovina potrei cambiare solo questo, credo. La limetta è di queste piccoline, quindi comode da mettere in borsetta per i ritocchini veloci. Ho provato anche a limarmi un'unghia per farla, cioè nel momento in cui devo fare la manicure, un'unghia l'ho limata con questa, giusto per provarla. E la grana non è
eccessivamente aggressiva, ma non è neanche di quelle stupidine che non ti sistemano nulla. Però ovviamente per il fatto che è piccolina, in cartone, eccetera, è molto comoda da mettere in borsetta. E infine il tagliaunghie, che è carino, qua c'è il disegnino, tipo questo dell'alimetto, è troppo carino. Ha una buona resistenza, forse io lo uso poco e niente, lo uso soltanto per le unghie dei piedi, per le mani non mi azzarderei manco a pensarci. E ha fatto il suo lavoro, specialmente con le unghiette un pochino più ostiche. Comunque il set è molto carino. L'ultimo prodotto della Seta Blu sono le salviette leva smalto profumate senza acetone. Sono 7 pezzi in questa confezione, l'ho pagato 1 euro. Le confezioni sono in monodose, così fanno schifo, non tolgono nulla. Allora, le ho provate la prima volta, vabbè, con uno smalto glitter, praticamente niente. La seconda volta con uno smalto cream, quindi senza lucido ma senza brillantini. E sono riuscita a togliere praticamente lo smalto su un paio di unghie e basta. Il problema di queste salviette funzionano perché poi alla fine lo smalto cream su 2 unghie me l'ha tolto, ma io speravo che con una salvietta almeno riuscissi a fare una mano. Io speravo in tutte e due, comunque. Sono poco imbevute, non mi sono per niente piaciute, le avevo comprate per poterle utilizzare in vacanza, ma probabilmente le utilizzerò per pulire gli imbocchi degli smalti che si sporcano sempre, così le smaltisco, che veramente sono inutili. Ok, mi sono sgolata. Il video recensione finisce qua, spero che vi sia stato utile la recensione di questi prodotti. E io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!